Bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Ragazzi, allora parto con farvi una premessa. Allora, questa è una nuova serie che ho deciso di fare. Spero che vi piaccia, fatemi sentire tutto il vostro supporto. Non vi chiedo mi piace, nulla. Però ovviamente ragazzi, voglio un tot di mi piace. Quindi ragazzi, non vi costa nulla. Soprattutto se la serie vi piace, non dico adesso ma a fine video, lasciate un bel mi piace. Iscrivetevi al canale in modo tale da arrivare il prima possibile ai 300 iscritti e vi chiedo come sempre di attivare la campanellina così rimanete sempre aggiornati su tutti i miei contenuti. Allora ragazzi, questa è una serie nuova che sinceramente in tutta YouTube Italia, soprattutto gli youtuber che portano calcio, non ho visto. Quindi ragazzi, fatemi sapere appunto se vi piace con un bel like. Allora ragazzi, praticamente penso abbiate già letto dal titolo. Allora, questa serie si basa praticamente sul tenere o vendere i giocatori. Ovviamente ragazzi, la prima squadra non può che essere la mia squadra del cuore, quindi l'Inter. Ovviamente fatemi sapere qui sotto con un commento qual è la squadra che volete che porti nel prossimo video. Allora ragazzi, ovviamente qui se vendo o tengo un giocatore non è in base all'età, cioè non è in base all'età, non è in base se abbiamo pochi giocatori in quel ruolo, perché magari poi rimaniamo senza... No, qua praticamente si basa sui miei gusti personali, quindi ragazzi, vi ripeto, sono gusti personali. E ovviamente se decido di tenere o vendere un giocatore è solamente in base al fatto se secondo me merita o meno di stare all'Inter. Allora ragazzi, vabbè, partiamo dal primo, che è Onana ragazzi. Onana, comunque beh, non posso dire lo vendo perché praticamente è appena arrivato. Ci sono delle aspettative, deve essere il portiere che comunque serve a far rifiatare Handanovic. Non so se sarà inizialmente lui il titolare o se sarà Handanovic e successivamente potrebbe diventare anche lui il titolare. Bisogna vedere anche le prestazioni. Però ovviamente raga, cioè, lo tengo, che devo dire, lo tengo. Andiamo avanti. Samir Handanovic, vabbè, Samir, che bisogna dire, il capitano fino ad adesso, il capitano dell'Inter. Bisognerà appunto vedere, ah, questa è una cosa a cui non ho pensato, bisognerà vedere se rimarrà il capitano dell'Inter oppure no. Raga, ovviamente beh, Handanovic comunque, anche se sarà il primo o se sarà il secondo dell'Inter, raga, non posso che tenerlo perché merita di stare all'Inter, merita di concludere la sua carriera qui, se vuole ovviamente. Perché secondo me ragazzi, ovviamente è normale, arrivando anche l'età, andando avanti con l'età, non ha più i riflessi di una volta, l'abbiamo già visto in questa stagione, anche già un po' nella scorsa, però principalmente in questa. Però raga, merita di stare all'Inter. Brasao, raga, cioè, mai visto. Cioè, io ogni volta che gioco la carriera su FIFA, che vedo la rosa dell'Inter, però sempre sto Brasao, raga, mai sentito, mai visto. Cioè, non l'ho manco mai visto in panchina. Ma è mai stato convocato durante le partite? È sempre stato in tribuna? Perché non l'ho, raga, mai visto in panchina sto Brasao. Oppure, non lo so, ha 21 anni, magari gioca nell'Under 21, è il titolare dell'Under 21, non lo so, ditemelo voi magari, ragazzi, se lo sapete, perché io non l'ho mai visto, quindi di conseguenza, raga, lo vendo. Cioè, ok, hai 21 anni, ma già ho due portieri, no, lo vendo. Kordaz. Cioè, che te devo dire? Cioè, è venuto qui per fare cosa? Cioè, capisco che magari quest'anno non c'era ancora Onana, quindi di conseguenza hai preso un secondo portiere, se magari Handanovic si rompeva, però tutto il rispetto, raga, però lo vendo. Passiamo ai centrali di difesa. Allora, Milan Skriniar. È già uscito un video stamattina, raga. Ma anche se non fosse uscito il video stamattina, cioè bisogna dire qualcosa su Skriniar. Lo tengo tutta la vita. Il muro. Bastoni, raga. Pure il mio pupillo, Bastoni, italiano, giovane, a 23 anni, raga. Ma posso vendere mai Bastoni? Intanto è una bestia. Ma a prescindere, posso vendere Alessandrino? Lo tengo. Andiamo a Stefan De Vrij. Qui c'è qualcosa da dire in più. Allora, Stefan De Vrij, ragazzi, è sempre stato un ottimo difensore. Prima che arrivasse Bastoni, perché comunque, raga, Bastoni ha questa stagione che è appena conclusa e l'altra che si è messa in mostra. Perché inizialmente, diciamo, non era tutto sto granché. Cioè, era anche piccolo, no? Era l'Atalanta soprattutto. Comunque, noi, ora che ci penso, abbiamo fatto un po' di acquisti all'Atalanta. Bastoni, Gagliardini, ce ne sarà qualche altro che in questo momento non ricordo. Comunque raga, allora De Vrij è sempre stato un ottimo difensore. Quest'anno magari ha avuto un po' di alti e bassi, perché magari quest'anno magari con la difesa 3 ha faticato un po' di più.
Però, ragazzi, è stato un ottimo difensore, ha sempre fatto il suo. Prima di Bastoni, ragazzi, ha salvato tante volte il Bucio. Ragazzi, io onestamente non capisco perché dovrei venderlo. Sia da titolare o sia da panchinaro, io mi tengo tutta la vita De Vrij. Federico Di Marco. Che dire, allora. Federico comunque può giocare da terzo di difesa. Può giocare come esterno sinistro per far rivedere Gosens. È italiano, non è tecnicissimo, cioè non ha tutta sta gran tecnica. Però onestamente raga fa il suo, è anche interista, dà il 100% per la maglia quando gioca. Io onestamente Di Marco me lo tengo. D'Ambrosio, allora raga, D'Ambrosio può avere 40 anni, può essere rotto da una vita e non gioca da 7 anni, ne ha 33 anni. Arriva a 40 anni all'Inter, per 7 anni si rompe, raga. Io Danilo D'Ambrosio me lo tengo sempre. Ma non vi parlo dal punto di vista di gioco. Intanto la leadership, raga. Che leadership c'ha? Cioè, io non me lo posso. Cioè, raga, quante volte ci ha parato il Bucio con l'Inter? Uno tra tutti, raga. Anzi, no, due di questi che mi ricordo. Il gol con la Lazio, l'anno in cui siamo ritornati in Champions. Ma, raga, il salvataggio nell'ultima giornata con l'Empoli. E poi, raga, la rabbia che ha esternato ai suoi compagni. Cioè, raga, che rabbia. Cioè, proprio che adrenalina che ti mette questo giocatore, raga. Che adrenalina. Cioè, posso mai vendere Danilo D'Ambrosio? Ha sempre fatto il suo. Gioca, magari non gioca tantissimo, ma si fa sempre trovare pronto quando gioca. Come terzo di difesa. Come certe volte ha giocato anche come esterno destro. Cioè, raga, ma che gli devi dire a Danilone? Danilone me lo tengo fino a 47 anni. Pure col bastone me lo tengo tutta la vita. Per forza. Pirola. Qua c'è da dire. Allora, raga, Pirola è un giocatore che molto probabilmente andrà al Monza. Ma raga, io Pirola a me è sempre piaciuto. È un ottimo prospetto, un ottimo difensore. Soprattutto che per adesso noi abbiamo solamente Skriniar e Bastoni e De Vrij come terzi di difesa. Inutile, diciamo, Di Marco, D'Ambrosio. Magari più D'Ambrosio, però comunque non ti dà più tutte queste certezze. Di Marco, che dice è giovane, poco. Raga, Di Marco deve giocare come esterno, non ti può giocare come terzo di difesa, no, non lo sa fare, non lo sa fare, è inutile, non prendiamoci in giro, l'ha fatto ma non lo sa fare. Quindi c'è, cioè, raga, io Pirola me lo tengo tutta la vita, cioè se fossi io il proprietario dell'Inter lo terrei tutta la vita. Di questa persona qui non voglio neanche dire nulla, dico lo vendo e basta, ad Albert non ho nulla da dire, è meglio che non dico nulla perché potrebbero uscire tante cose dalla mia bocca, che non sono cose positive. Bellanova. Allora, raga, Bellanova è arrivato adesso. Ha fatto un bel gol nella partita di precampionato, non mi ricordo con che squadra, ma ha fatto un bel gol al volo. E un ottimo giovane. Molto probabilmente sarà lui a far rifiatare Dumfries. Raga, ovviamente me lo tengo. Vabbè, la risposta è già scontata. Lazzaro. Allora, Lazzaro, raga, cioè, senza prenderci in chiacchiere, anche perché altrimenti questo video dura 47 anni, lo vendo. Cioè, magari. Vi ripeto, non vi sto parlando perché adesso molti diranno, ma non c'hai più Perisic, c'hai solo Gosens. Infatti, raga, io ho detto non parlo dal punto di vista numerico. Non è che se c'ho solo Gosens a sinistra devo tenere Lazzaro. Ci sto parlando, secondo me, i giocatori che meritano di stare all'Inter. Meritano per quello che fanno, per quello che hanno dato. Questo, raga. Perché altrimenti è normale che vi dico, non avendo solo Gosens a sinistra, mi tengo Lazzaro. Infatti. Io spero che se non prendiamo nessuno a sinistra Lazzaro rimanga, anche se sento che molto. Forse l'abbiamo dato in prestito al Torino, mi sa che è pure ufficiale. Dopo quello che è successo con Bremer, vabbè, non mi fate parlare. Quindi a sto punto vabbè. Però ripeto, per quello che ha dato all'Inter lo vendo. Darmian, raga, Darmian che dire? Professionista puro. Non si è mai lamentato. Addirittura all'inizio aveva pure rubato il posto da titolare a Dumfries. Poi Dumfries ha carburato un po', ma ha sempre fatto il suo. Come ha giocato come esterno di destra, ha giocato certe volte come esterno di sinistra. Se non mi sbaglio, forse è capitato che ha fatto pure il terzo di difesa in qualche occasione. Cioè, che dire, raga, professionista, non si lamenta mai, ti fa quello che gli chiedi. Dà l'anima in campo. Lo tengo tutta la vita. Andiamo, ragazzi, al centrocampo adesso. Marcelo Brozovic. Ma io del centrocampo dell'Inter che dovrei dire? Cioè, non dovrei neanche motivare. Dico, Brozovic, lo tengo. Aslani è arrivato quest'anno, raga, e a me fa impazzire, ma non lo dico perché ora è all'Inter, io glielo dicevo anche l'anno scorso quando era all'Empoli, l'ho visto giocare, io per me Aslani è Zurkowski dell'Empoli, raga,
due giocatori veramente fortissimi. Uno ce lo siamo presi noi, raga, 20 anni poi, 20 anni, cioè 20 anni, è un anno più piccolo di me, non c'è più la luce, comunque, ovviamente me lo tengo tutta la vita. Agumè, ragazzi, Agumè che mai nessuno gli ha voluto dare, poverino, una speranza, non l'ha voluto mai provare nessuno all'Inter, raga, io Agumè, a me piace, è giovane, perché non dargli una speranza? Cioè, alla fine tu, come centrocampista, a parte il fatto che hai Gagliardini, però, hai Brozovic, Aslani, Barella e Çalhanoğlu. Hai quattro ruoli, cioè hai quattro centrocampisti, di cui tre sono sempre titolari. Perché giochi col centrocampo a tre, no? Quindi ne hai solamente uno che ti fa rifiatare gli altri. Perché non dargli una possibilità? Cioè, alla fine è un mediano. Puoi dargli, non dico sostituirlo con Brozovic, perché, ragazzi, sostituire con Brozovic sarà Aslani che proverà a rubargli il posto, ma non lo so, bisognerà vedere come gioca. Ma perché? Cioè, se la può giocare benissimo, secondo me, con Aslani. Perché non dargli una possibilità a questo ragazzo? Comunque, io lo terrei. Barella. Vabbè, non dico nulla, andiamo avanti. Çalhanoğlu, idem, raga, ha fatto il suo quest'anno, ha fatto una bellissima stagione come centrocampista. Ha giocato un po' più, se non mi sbaglio, sì, ha giocato un po' più, ha giocato come più da trequartista rispetto, stavo spaccando il telefono, più da trequartista come rispetto a Barella e Brozovic, che hanno giocato più come mediani. Raga, ha fatto il suo, a me è veramente piaciuto, e quindi ovviamente lo tengo. Allora, Gagliardini, ovviamente, raga, da un punto di vista qualitativo, vi dovrei dire lo vendo, ma siccome qui parliamo come ciò che hai dato all'Inter, no? Perché l'ho detto all'inizio, altrimenti sarei incoerente. Raga, Gagliardini ha inizio, cioè è stato titolare per tipo 1-2 anni all'Inter, quando l'Inter ha un po', diciamo, negli anni è migliorata a pari passo, diciamo così, no? Quando avevamo Vesino a centrocampo, giocava con Vesino. Vi ripeto, anche se qualitativamente era molto limitato, raga, ha sempre fatto il suo, ha sempre dato anima in campo. Professionista, mai lamentato. Il campo quest'anno l'ha visto veramente col contagocce, non si è mai lamentato. Quando ha giocato si è fatto trovare pronto. Perché dovrei venderlo? Se stiamo parlando dal punto di vista di ciò che hanno dato in campo, raga, ripeto. Quindi io Gagliardini non lo tengo. Andiamo agli esterni, raga, però ci dobbiamo spicciare perché altrimenti questo video dura 30 anni. Denzel Dumfries, vabbè, raga, me lo tengo, ha fatto una bellissima stagione, ha fatto una, non dico una bellissima, ma ha fatto una buona stagione con l'Inter l'anno scorso. Gosens, ragazzi, non l'abbiamo visto praticamente l'anno scorso, se non le ultime partite. Ha fatto gol, se non mi sbaglio, non mi ricordo dove, in Coppa Italia, se non mi sbaglio, in Coppa Italia col Milan, quando abbiamo vinto tipo 4-1, 4-0, così, una cosa del genere. Però ripeto, le qualità di Gosens non si mettono in dubbio, ovviamente lo tengo. Mkhitaryan, raga, è arrivato quest'anno, quindi che devo dire, ovviamente lo tengo, è scontato. Correa, ragazzi, Correa lo vendo, Correa lo vendo, perché comunque, scusate un secondo, ragazzi, un attimo di pausa, metto un attimo in pausa il video. Ha suonato una macchina, pensavo fossero i miei, niente, lasciamo stare, faccio finta di nulla. Dicevo, Correa, raga, Correa che cosa ha dato all'Inter quest'anno? Cioè, non ha giocato nulla, ok, un po' è stato anche infortunato, ok, raga, però a me una cosa che dà fastidio, a me una cosa, raga, che mi urta veramente il sistema nervoso. Io capisco, che ne so, un Dzeko, no? Ha quasi 40 anni, praticamente, c'ha 36 anni Dzeko, no? Parte dal primo minuto. Al 70esimo, al 60esimo lo vedi camminare. Raga, è normale. Cioè, già va per un'età avanzata. Cioè, già comunque è molto grande. Ci sta che è stanco, no? Ma quando tu mi entri nel secondo tempo, perché qua, nella maggior parte dei casi Correa è entrato sempre nel secondo tempo. Perché, sì, ha fatto qualche partita titolare, ma maggiormente entrava, cioè, partiva da subentrato, no? Nel secondo tempo. Raga, quando tu entri nel secondo tempo, sei fresco. Se è capitato che entrava in campo quando l'Inter era anche sotto con il punteggio e ti vedo camminare in campo, raga, per me, permettetemi, ma io questa cosa non la sopporto, raga. Cioè, se tu sei in campo devi pressare, devi correre, lo vedevo camminare certe volte, raga, di un benefreghismo incredibile. E a me questo mi fa impazzire. Io ripeto, l'Inter può perdere una partita perché non riesci, non è la partita giusta, ci sono quelle partite, raga. Ma almeno ti devi impegnare. Se ti vedo camminare in campo, raga, non lo, mi fa venire un urto incredibile. E ripeto, Correa lo vendo, punto. Lautaro, vabbè, raga, il toro. Lo teniamo, ovviamente. Vabbè, scontato. Stessa cosa a Romelu Lukaku, vabbè, è arrivato quest'anno.
Pinamonti, raga, Pinamonti, ripeto, per i giocatori che non hanno giocato all'Inter, perché sono stati sempre in prestito, devo dire un mio parere personale, non posso dire quello che hanno dato all'Inter, perché non ha praticamente giocato all'Inter. Pinamonti, ragazzi, è un bel giovane, che non so se l'Inter venderà in definitivo, perché comunque c'era il Monza interessato, l'Atalanta. Non so se l'Inter lo vuole dare in prestito, lo vuole vendere in definitivo, ma sentivo parlare tipo di intorno ai 15 milioni, quindi penso che si parla di titolo definitivo. Non so perché non devi tenerlo. Io capisco che magari anche quest'anno ci avrai Dzeko che non se ne andrà. Hai Correa che non se ne andrà. Quindi già hai due panchinari. Però vedi per prendere certe pippe che poi alla fine tu ti devi privare di giocare. Perché io capisco che magari l'Inter, secondo me, ripeto, a meno che l'Inter, la società dell'Inter non ha dei problemi, ma siccome so che Marotta se ne intende di queste cose. Cioè, io non penso che dentro di sé Marotta vuole vendere Pinamonti, ma è costretto, raga. Perché hai già Correa. Hai Dzeko, ancora c'hai Sanchez, perché comunque l'adattativa dovrebbe concludersi col passaggio di Sanchez al Marsiglia, ma molto probabilmente se ne andrà, ma ripeto, ancora ce l'hai sul groppone, l'ingaggio di Sanchez ancora ce l'hai. Quindi raga, cioè, non puoi tenerlo. Io capisco questo. Però vedi questo, ripeto, per prendere delle pippe, e poi sei costretto a vendere determinati giocatori che per me Pinamonti non è da vendere, infatti lo terrei, perché è un ottimo giovane, ti può fare da sostituto a Lukaku. Secondo me anche a Lautaro li può sostituire entrambi perché è fisico ma è anche molto agile e veloce. Quindi io lo terrei. Stessa cosa ragazzi per Dzeko. L'anno scorso ragazzi ci ha carriato. È inutile. Ok, c'ha i piedi. Per me Dzeko c'ha i piedi a X perché c'ha proprio i piedi a X. Anche, ripeto, non è un giocatore. Inzaghi si fissava a farlo giocare l'anno scorso alla Lukaku. Girato con le spalle alla porta. Cercando di fare sponde per i compagni. Raga, ma quanti passaggi sbagliava a partita. Non azzeccava certe volte manco mezzo. Ma ripeto, non è questo il gioco. Non è questo Dzeko. Ha delle limitazioni anche lui. Ma ripeto, se non fosse stato per i tuoi gol, magari non saremmo arrivati neanche secondi. Quindi ringraziamo e non sputiamo nel piatto dove abbiamo mangiato. E io onestamente lo terrei per quello che ha dato all'Inter. Perché secondo me ci ha salvato anche perché non era, cioè, secondo me l'Inter per la squadra che aveva non era neanche da secondo posto l'anno scorso, ma va bene così. È di Salcedo, raga, lo vendo perché, ripeto, è un ottimo giovane. Se devo parlare in prospettiva vi direi lo terrei, ma siccome ho detto per quello che ha dato all'Inter, cioè, ripeto, non l'ho mai visto, quindi lo vendo. Stessa cosa, raga, per Alexis Sanchez, è venuto, raga, tu che prendi 7 milioni l'anno non puoi fa. Quattro presenze, ripeto, sei stato rotto un po', ok, ma tu che ti definisci un leone in gabbia quando giochi devi farmi la differenza. Se vuoi 7 milioni l'anno, se non vuoi 7 milioni l'anno e vuoi 1 milione l'anno, allora ti dico, ok, va bene, pigli lo stipendio di Gagliardini, che prende tipo forse 2 milioni. Quanto no? Aspetta, ve lo dico subito. Ve lo dico subito, ve lo dico subito. Ah, però forse non lo dice, non lo dice. No, non lo dice. Però ripeto, ragazzi, pigli lo stipendio di Gagliardini. No, non lo. No. Sto vedendo un attimo, ragazzi, se per caso. No, non me lo dice. Non me lo dice. Però comunque, ti pigli lo stipendio di Gagliardini. E io ti dico, vabbè, prendi lo stipendio di Gagliardini che ti devo dire quelle qualità. Ma quando prendi 7 milioni l'anno, raga, mi fai girare un po'. Io. Ragazzi, questa è la rosa dell'Inter. Questi sono i giocatori che terrei e che venderei. Fatemi sapere, ragazzi, voi qui sotto con un commento chi avreste venduto, scrivetelo proprio appunto, perché è anche una serie interattiva, non devo solamente giocare io. Quindi commentate qui sotto scrivendo chi avreste tenuto e chi invece avreste venduto. Fatemi sapere, ragazzi, fatemi sentire tutto il vostro supporto con un bel mi piace, perché questo è il primo episodio. Vorrei farlo con tutte le squadre della Serie A e non, magari anche col Palermo, ripeto, ma anche con altre squadre. Quindi lasciate un bel mi piace. Vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale, ragazzi, attivando la campanellina così rimanete sempre aggiornati su tutti i miei contenuti e ci vediamo con un prossimo video. Bella ragazzi!